chissà cosa pensa di questo brano dei Knife, di The Knife, che è intitolato Heartbeats, il nostro sedicente critico musicale. Sedicente, bravo. Totalmente lapo. Sì, 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 un critico musicale, come dire, clandestino. Totalmente. Extraparlamentare. Pronto. Che è clandestino come il boa nei cessi di Milano. Sì, proprio. Sì, 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 sì. Pronto. Ma buon pomeriggio. Buonasera. I polifrenici di scelti. Certo. Anzi, duofrenici in questo caso, ma io direi che francamente mi sembra la ennesima riedizione, l'ennesimo riciccio di No, è più vecchio. Sì, intanto no, hai visto che se la sono puppata in una pubblicità che va 90 volte al giorno, sì, in tutte le dovunque. Televisioni. Ma dicevamo l'altra volta, sì, miei mesmerizzati, come certo, vi dicevo anche l'ultima volta. Senta una cosa, ma fa presa sul certo pubblico, capito, di po' oligofrenico in, sì, questo caso. Capito, capito, però Lapo, mi scusi, ma un pezzo così, che si può chiamare Tanto Limone per Nulla, non, cioè, è un pezzo da baciarsi proprio, no? I gomiti. Io mi bacerei più su qualche cosa dei Verdena, per dire. Ma che perché lei è un depresso, ma questa ma è un'altra storia. Crepuscolare. Sì, perché lei, sì, perché lei è uno scapigliato bohemien di quelli, sì, con di quelli che prendono l'arsenico per fare dei sogni deserti. Sì, allora. Ma insomma, trombava più Kurt Cobain oppure Orietta Berti, voglio dire. Ma sai che, sai, caro, che non sono così convinto della risposta? Ma non è il core business, ma non sai, è il centro della fiamma. Perché allora, uno era un vero depresso e l'altra, secondo me, vabbè, però allora, questa allora è un'altra storia. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, perché stiamo facendo un improbabile crossover tra, sì, no, le nostre due rubriche, Lezione di Vita subisce Meg e il Question Time di Galateo con il maestro Lapo Mazzafontana. Allora, Lapo, lei è al corrente delle domande che faceva la nostra giovane Meg, sì, e a questo punto direi che per mettere la parola definitiva ci vuole il suo consiglio, la sua lezione di vita. Allora, la puntata, sì, l'ha sentita, se... quindi non stiamo a rispiegarle, no, tutto. Dai. No, ma no, vi ho seguiti, cari, però per seguire i dettami del Galateo si facciano le cose come il fo e cominciamo a presentarmi, almeno io, alla signorina. Ah, lei, certo, è probabilmente più giovine di me, ma in questo caso mi consta presentarmi. Buonasera, signorina, io sono il maestro di Galateo e ella invece è nome e cognome? Io sono Meg. Buonasera. Meg, buonasera. È un nome d'arte in onda. La Meg. Meg è un nome sono d'arte. Sì, sì. Però in questo caso sappiamo che le presentazioni vanno fatte appunto completamente, per cui si inventi, non so, Meg Radio Popolini, non lo so, qualcosa del genere. Vabbè, ciò detto, sì, appunto, vista l'introduzione giusta, ricordiamoci che per andare incontro all'esigenza fremente della nostra Meg dobbiamo metterla in condizione di épater le bourgeois, ovvero noi la mandiamo in questo, prima di tutto non sappiamo, o forse non so io, dov'è il ricevimento? È in un palazzo di quelle delle istituzioni, molto molto prestigioso, molto noto, sì, e per questo non entro nello specifico. Un palazzo gentilizio, un antico, sì, palazzo, sì, allora, di piazza. Sì, sì, ti, sì, dico, sì, se fosse a Palazzo Marino sarebbe meno tesa, ok? Ah, molto bene. Allora, in questo caso, naturalmente, sappiamo che ci saranno tutta una serie di personaggi paludati. Ciò non di meno, i personaggi paludati e o imbarazzanti, vedi, che ne so, governo Letta, per esempio, sì, magari i bei coi baffoni e con la finanziera e cose del genere, però fra di loro ci sono sempre persone di mondo. Per cui queste persone di mondo vanno sempre stupefatte. Prima cosa, allora, dobbiamo identificare ovviamente la mise, giusto? Sì, sì, sì. Allora, la signorina innanzitutto vuole essere un pochino provocante oppure vuole essere istituzionale, perché l'essere istituzionale le cagionerà ulteriori finanziamenti alla sua attività? La seconda, istituzionale va bene. Istituzionale va bene, istituzionale con Gepier o senza? No, ma Lapo, ma cazzo, ma noi siamo qua, ragazzi, ma tu devi tener conto che lei in questo momento riveste il ruolo fondamentale che sia le nostre nonne in My Fair Lady che le nostre mamme in Pretty Woman hanno visto. Lei è quello che deve spiegare con quale forchetta si mangia il primo e con che cacchio, mica la Gepier. Lei non a sproposito ha citato Pretty Woman, perché insomma la situazione, voglio dire, anche in quel caso prevedeva una bellissima ragazza che comunque entrava in società. Allora, in questo caso, presumendo naturalmente che la Meg in questione sia di splendide fattezze, lo cosa è, che senz'altro lo è, certo, naturalmente dobbiamo valorizzare questa cosa, poiché anche noi, se siamo degli uomini, come anche il caso nostro di noi tre
che non siamo propriamente dei Brad Pitt, tranne ovviamente il Facchini che ne è convinto, però in questo caso dobbiamo naturalmente cercare di valorizzare i nostri plus, no? Le nostre caratteristiche positive, per cui se abbiamo la panza come Berlusconi la schiacciamo con un sarto che ci fascia. Sì. La stessa cosa la signorina, non è necessario che vada in giro sembrando Wonder Woman con le poppe a palloncino di fuori, naturalmente. Sì. Ciò nonostante, un pochettino la mise deve essere comunque un po' drappeggiante, deve essere un po' come un quadro del Boldini, no? Avete presente? Un po' ne ho come due. La baronessa sì. Fiorio, no? Certo. Io consiglio sempre delle cose sciancrate, aderenti al corpo e poi dopo un po' vaporose sotto. Naturalmente l'acconciatura deve essere invece seria, non deve essere la pettinatura a schiaffo della Pina sì. Fantozzi, quantomeno. Okay. E poi io eviterei, come anche per mia passione personale, gli smalti troppo aggressivi. No, ecco, che io vedi, brava, brava. Sì, pensa sì, che sì. Oggi sfoggi un blu elettrico che credo che sia il più sobrio. No, è blu cobalto. È, sì, un blu cobalto che è il più sobrio sì. della sua... Basta. Sai che è un cromo esavalente. Esatto. No, senti una cosa. No, attenzione. Allora, anche qui, proviamo a mediare tra le esigenze della nostra lezione di vita subisce Meg e le esigenze delle lezioni di Galateo impartisce Lapo. Il Galateo in una situazione del genere dice di che è proibito farsi accompagnare da un parente o da un amico perché la nostra Meg, anziché un potenziale partner, per sua tranquillità e per essere fortificated nell'animo aspira segretamente a farsi portare dal suo papone. Sì, ah, ma vero. Questo è sempre farsi portare dal babbo è sempre molto chic. Oh, assolutamente, finalmente. Naturalmente il babbo poi bisogna controllargli tutto quanto perché persino nelle famiglie aristocratiche di pessima fama come la mia, per carità, ci sono dei personaggi a volte che si vestono in maniera stramba. Io per esempio avevo uno zio che faceva il dentista, non era il Duca di Marlboro se vogliamo, che no. Però aveva ogni volta che invece quell'altro che faceva il tabaccaio, il Duca di Marlboro. Sì. Sì, però comunque era un borghese, era uno da Epatè, appunto, che non è Epatè, però lui il patè se lo gettava sulle cravatte, capito? Sì. Bisogna controllare che magari il babbo in questione non abbia la gibolla, capito, di olio sulla cravatta, ma cioè, ci ho detto, okay. che l'abito del papà sia perlomeno di Caraceni, naturalmente. Sì, scemo io, sì. Però ci ho detto il papà è molto chic, se invece si vuole portare il manzo, ovviamente il manzo non deve, può provenire dai quartieri della banlieue, parigina meglio, milanese che sia, però deve avere sempre il grafico di Caraceni, naturalmente, e non le sneakers con i glitter, ecco, questo no, naturalmente no. Poi nel caso invece dell'argomento che ella voglia affrontare, che prima vi sentivo dissertare molto coltamente su questa cosa, io eviterei ovviamente le cose un po' da gnocca. Diciamo che una bella donna deve sempre cercare di fregare l'interlocutore maschio parlando di motociclette, perlomeno, o di cose da uomini, così è sicura di conquistare una platea di vecchi babbioni come va noi, bene. Senti, veniamo al momento del discorso. Il Galateo immagino imponga di non fissare una persona mentre si è su un palco o su uno scranno o su un pulpito, però è anche vero che in questo caso bisogna mediare, anche in questo caso, con la sua tensione, nel senso che le hanno consigliato di mettere lo sguardo più spesso su una persona che le ispira fiducia mentre sta facendo il suo discorso. È un po' contro il Galateo, però a mali o estremi. Magari no, chi lo sa. A mali estremi, mi verrebbe da dire. Ma oddio, se in questo caso è il presidente di Banca Italia, quello perlomeno subentrato a quello che adesso è andato a fare il ministro, secondo me non è nemmeno una cattiva idea. Naturalmente un po' di captatio benevolenzi nei confronti così dei potenti del luogo bisogna anche metterle in campo. Ecco Lapo, ci arriva un SMS che va in questa direzione, che dice: consiglio per il discorso una cosa generale ma importante, presenta l'associazione, le iniziative e i risultati e usa la cena per fare pubblicità positiva all'associazione. Ma io consiglio sempre in questi casi, siccome il fundraising di queste cose è importante oggettivamente, perché il charity insomma si basa sull'afflusso di denari, che si sa che sono lo sterco del diavolo, soprattutto per noi aristocratici. Certo, è anche vero che bastardo, facendo, lei ne è pieno e ho capito. No, ma è magari appunto così facendo ci siamo ridotti appunto a, voglio dire, a farci portare invece che dallo chauffeur, dalle nostre amanti che hanno la macchina più bella di noi, ma ci ho detto quello perché le paga tanto, ma è vero.
questa è un'altra storia. Va bene. È un'altra storia. Però io invece consiglierei di fare il fundraising, appunto, identificando il briatore della serata e cercando di ammaliarlo anche con mezzi leciti e illeciti. Senta, per cui siamo in chiusura, Lapo. Sì. Bravo, anche grazie, il consiglio sul fundraising. Senta, volevamo, ci chiedevamo, questa è, credo che sia la cosa più importante della giornata. Qua a Radio Popolare i lavoratori e i collaboratori si stanno dando dei turni per monitorare i cessi, per vedere che non venga su il boa. Perché sai che è scappato un boa in un water in Milano, ma pare che ci sia un boa nelle fognature di Milano. A casa vostra, intendo voi, chi è che controlla? I famigli controllano il bagno? Ma naturalmente si presume che gli antichi palagi siano tutti situati più o meno lontani da Baggio, dove c'era il famoso organo, no? Che era quello dipinto sul muro, per quanto io mi ricordi. Vero. Per cui speriamo che questi orrendi boa non ci capitino anche sui nostri augusti deretani. Cosa ci possiamo augurare? O però molti aristocratici in realtà apprezzano i boa negli augusti deretani, in verità. Va bene, ciao, grazie. Arrivederci, Lapo, grazie. Sai che sto così bene? Sai che sto mettendo su una capacità di capire che la sta dicendo. Ormai quasi dei poteri magici. Avresti dovuto tuffarti sul mixer e abbassargli il microfono. Ho quasi dei poteri predittivi.